C'è una legge che giace in Parlamento che parla di un'indennità minima per i sindaci di 1.500 euro netti, perché credo sia giusto che i sindaci abbiano la stessa responsabilità, abbiano gli stessi impegni. E giusto che il Paese riconosca e valorizzi il loro impegno. Vi faccio un'ultima domanda: sapete quanti sono i comuni dove a maggio scorso, nelle elezioni amministrative, non c'era nessuno disposto a fare il sindaco? Ve lo dico io, sono 9. Hanno una cosa in comune quei comuni, scusate il gioco di parole, sono tutti piccoli comuni e sono tutti comuni o periferici o montani. Questo per me significa rinunciare alla democrazia, significa togliere ai cittadini la libertà di scegliere e significa forse allontanare per sempre quei cittadini dalle istituzioni. Vada un giorno fuori da uno di quegli uffici postali, di quei comuni che sono rappresentati dai sindaci oggi qui in questa sala, ascolti i cittadini, ascolti le loro storie, ascolti i loro bisogni, anche le loro aspirazioni e i loro sogni. Ci sono persone anziane, famiglie, anche giovani che hanno deciso di restare. Devono chiedere a loro a chi si rivolgono quando hanno un problema o quando non riescono a decifrare per esempio una raccomandata. Vi faranno un nome e un cognome. Il nome e il cognome è il nome e il cognome del sindaco di quel paese. Accade sempre così. Questo è il nostro paese. Noi abbiamo il dovere di dare voce e cuore a quei cittadini e a questi sindaci, signor Presidente del Consiglio. Noi tutti abbiamo il dovere di dare le risorse e gli strumenti per svolgere con dignità quel ruolo che gli è stato affidato dai cittadini con le elezioni. Grazie e buon lavoro a tutti.